Dobbiamo già raccogliere altri materiali per la zattera. Non mi ricordo quanti erano qua. Titus. Ah, Titus ma posso dire così. Si prende le noci di cocco. Questa zona che prima era chiusa adesso è aperta. Non è una noce di cocco, ma è una noce. Pare dobbiamo prenderne 3. Sì, poi io lo so a memoria, lo so che non abbiamo ancora parlato con nessuno che ha fatto questa missione, ma così mi porta avanti, che sennò il prologo purtroppo è un po' lento. Per quanto è il mio mondo preferito, l'isola del destino, ma all'inizio è un po' una palla. Ecco, l'uovo di gabbiano che ci serve. Parliamo col tipo. Me and Titus, we are gonna do a little exploring today. You know, to the secret place at the base of that tree. There's gotta be something there, yeah? E quanto c'è ragione, Wack. Non è che c'è per forza qualcosa, c'è qualcosa. Ma non sappiamo ancora che cos'è questa cosa. Allora, prendiamoci sto bell'uovo di gabbiano. Sali tutto e mo salta. Bello, un po' di gabbiano. Let's go. I think you've gotten stronger, but odds are you're still no match for Riku. We took him on 3-1 last time. He whipped us all. Well, I guess Kairi can always count on him. Adesso se parleremo con Riku, praticamente starta l'altro pezzo di storia. Un attimo vi faccio vedere il luogo e poi facciamo startare il momento della trama. Questa zona lì sopra c'è una cosa che dobbiamo prendere. Adesso io ho battuto Riku, cosa che non abbiamo fatto perché non ho livellato, perché mi sa che va a livellare. Ci avrebbe dato una di queste cose qua. Una collana Protect, forse Protera già ci dava. O forse un'altra cosa, non ricordo. Vai qua, prendiamo il fungo. Adesso dobbiamo solo caricare, ha visto Riku? E noi torniamo indietro, adesso andiamo a fare con Riku e starta la quest. Adesso la zattera non ancora, dobbiamo finire Iwid, tu quello che resti. Né Excalibur né Iwid, quindi ce la chiamiamo. Chiamola con il mio nick, che mi piace un sacco. Ok. Bam, io bene, TG. D'accordo, allora come al solito, forza. Ragazzi, ci siamo, d'accordo, io farò l'arbitro. Come avete ben capito, Sora e Riku sono rivali in tutto, ma competono per qualsiasi cosa. E competendo per qualsiasi cosa è molto chiaro. If I win, ecco. I'm captain. And if you win, I get to share the Pau Poo with Kairi. Huh? Okay. Deal? The winner gets to share a Pau Poo with Kairi. Wait a minute. Wait a minute. Okay. I might count. Allora, la strada più breve me la ricordo, però vediamo se riusciamo a prendere. Che lì è uno stronzone. Poi devo fare una cosa, ecco. Lo so ancora fare. Bam. È una cosa un po' da infami, ma l'abbiamo fatta. Ma poi gli rubiamo la strada. Lui va da sotto. Ora, l'idea è stare fermi, prendere questo coso, fare il salto, andare giù. Saltino, saltino, saltino. Tocchiamo la stella. Bam. E torniamo da qua. Se sbagliamo a tornare da qua, ecco, perdiamo un sacco di tempo. E lui ci recupera da 2 secondi proprio. Siamo ancora in vantaggio. Sì, siamo ancora in vantaggio. Per molto poco, sento già i passi di Riku dietro di noi. Bam. Bam. Vediamo se lo vediamo. Ok. Closed. Ah, splendid pietra ci dava. Non ci dava il coso. È una cosa che ci serve. Abbiamo vinto il nome della zattera. So che l'ho offeso. Anch'io mi sarei offeso. Però non ricordo veramente dove è l'altro fungo. L'altro fungolo, non ricordo veramente dove si trova. Voi mi andate a prendere i 2 pesci che non li ho presi. E che manca la brocca d'acqua. E basta. Uno di gabbiano, 3 funghi, 2 noci di cocco, 3 pesci. E riempi questa acqua, ma non dall'oceano. Ok, e porto tutto qui. Se hai bisogno, chiedi pure. Let's go. Ah sì, mi ricordo dove è l'altro fungo. Ora vi ci porto. Vorrei prendere prima i pesci. Vieni qua, pesce. Pescio, bravo pescio. E adesso andiamo nel posto segreto. Qua c'è la scena più importante di tutto, anzi di tutti i giochi in realtà. Anzi, ve la rimetterò chiaramente di volta in volta quando si ripeterà questa situazione nei vari video su YouTube. Fungiolo. E a voi. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed.
whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world? There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Ok, ci siamo. Da dove è arrivato questo tipo? Non lo sappiamo. È entrato alla porta? Non lo sappiamo. Sta di fatto che c'era un tipo losco, molto losco, tanto losco, all'interno del posto segreto. E Sora si è reso conto che esistono altri mondi oltre al suo, quindi si è reso conto che questo che vediamo è considerato un mondo all'interno dell'universo di Kingdom Hearts. Ok, abbiamo tutto. Quanto ci manca per il livello? Questi qua ci riprovano, 17. Però quando avrei voluto esplorarla molto di più quest'isola una prima volta, ma ormai sono abituato che ci sono solo queste due zone esplorabili. Chissà se un giorno ce ne faranno un'altra un po' più grande, più esplorabile. Per ora dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. La prima noi siamo sempre prima Talassa. Si diceva che però stesso portano per il viaggio. Lo vedi questo? E questa qui è una scena aggiunta del Final Mix. Nel gioco originale questa scena non c'era. E questo coso lo rivedremo dopo. Per un po'. Gran pozza, vuoi tornare a casa? Sì. E vediamo un po' che cosa succede. You know, Riku has changed. What do you mean? Well. You okay? Sora, let's take the raft and go. Just the two of us. Kairi huh? Subito che parte in quarta. È Sora come. What's going giusto che sia. What? You're the one that's cosa stai dicendo? Kairi. Ma parti e zitto, no? Maybe. You know, I was a little afraid at first, but now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait once we set sail. It'll be great. Ok, rincontriamo di nuovo i nostri bei Paperino e Pippo. Quello che leggiamo è ciò che ha scritto il re. Senza preavviso, ma ci sono grossi guai all'orizzonte. Con le cose andiamo prima. Non so ancora il perché, ma le stelle stanno spegnendo una dopo l'altra. E segno che ogni momento tragedia è vicina. Non vorrei lasciarvi, ma devo andare a controllare. Ora esiste qualcuno con una chiave. La chiave per la nostra salvezza. Voglio che tu e Pippo lo troviate e non vi allontanate da lui. Con quello zoom su Pluto, sempre bellissimo. Senza quella chiave non avremo alcuna speranza. Andate nella città di mezzo e cercate Leon. Lui vi indicherà la via. Sì, se ve lo stesse chiedendo, Leon è Squall. P.S. Scusa di commenti per me. Grazie amico. E poi c'è invece il cuore come due bravi, eh? C'è lo stemma di Topolino. Oh, giusto. What could this mean? It means... We'll just have to trust the king. Yes. Gorge, I sure hope he's all right. Well, I guess. Don't worry. We'll find the king. And the key. Quando hanno giocato un sacco su questi suoni, King, Key, andrà avanti così per l'infinito. Darkness, Light, l'infinito che si fa questa situazione. Of course. You be careful now, both of you. And to chronicle your travels, he will accompany you. Ecco il nostro diario, ma sarà un grillaio in realtà. Cricket's the name. Cricket's the Jiminy name. Cricket at your service. We hope for your safe return. Please help the king. Beh, se la queen è chiaramente Minnie, immagino che non c'è bisogno che vi dica che il king, il re, deve essere Topolino. Non penso che sia spoiler, anche perché beh, è abbastanza palese, ho le orecchie e le cose un po' dappertutto, quindi.
was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. Oh, right. I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't find where we're from. I don't. We gotta protect the world border. Border. Right. World border. Tutti una cosa per io. Tutti. Oh, I guess we'll need new duds when we get there. Huh? Quick and Dale. Questa è la nostra nave. Che abbiamo rinominato Tirgeri praticamente. Ma noi non lo sappiamo ancora. Lo scopriremo tra un po'. E non da cancia. Ah, questa cosa è importante. Luto è partito con loro. Lui è partito con loro e ha avuto un viaggio. Perché mo vedete cosa succede a Pluto. È uno dei piccoli segreti di Kingdom Hearts. Non so perché, non so nemmeno perché l'hanno voluto fare. Ecco, appunto. Ci vuole un bel remake, è invecchiato troppo male. I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. It'll be great. A storm? The raft! No! The raft! Sora? What's that? Riku's boat and Kairi's. Ritornano le ombre. Ma non possiamo colpirle. Ah già, non mi fa nemmeno muovere, ecco, adesso mi fa muovere. Non possiamo colpirle, vedete, io colpisco, ma non faccio nulla. Qua, come vedete, c'è una porta, la porta del tuffo del cuore, e ovunque andiamo nell'isola, come vedete, appaiono, ok? E fanno pure bei danni. Riku, come vedete, è là sopra, noi andiamo a prendere Riku. E vediamo che cosa succede, cosa accade. Where's Kairi? I thought she was with you. The door. The door is opening. What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We've got to find Kairi. Kairi's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We may never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku. Bam! Una chiave. Una chiave, argento e oro. Keyblade. Keyblade.
Quanto era pazza questa cosa all'epoca. E adesso possiamo colpire le ombre, come vedete. Bam! E gli facciamo pure bei danni. Dopo tre colpi crepano. Boom! Ecco, siamo finiti all'acqua. Adesso dobbiamo giocare Kairi. Scusatemi se mi fermo un attimo ad ammazzarli ogni tanto, ma buono perché ci dà un sacco di XP iniziale che poi ci servirà per dopo. Notare che adesso anche i danni che loro ci fanno sono un po' dimezzati. Prima ci facevano molto più danno, Questa cosa è molto importante. Qui non ci possiamo andare. Comunque in realtà una volta mi sono fermato ad ammazzarli tutti. Praticamente ogni zona ne ha tipo un centinaio e dovreste farvi fino al livello 8 senza problemi ammazzando solo queste ombre. Droppano oggetti, quindi fate anche l'inventario carico di pozioni, gran pozioni. Non mi pare che non droppino mega pozione, però droppano un sacco di roba. Poi dovete averci la pazienza di farmare un attimo, farmarvi e picchiarli tutti. Fate qualche livellino, bam bam. Il luogo segreto. Notare anche come cambiano le animazioni e queste cose purtroppo a me sono molto importanti da capire. Perché Nomura all'inizio era un bastardone e su queste cazzate ci creava le piccolezze della trama. Sora. Focussatevi questa scena. Importantissimo. E per qualche motivo, uscendo dal luogo segreto, l'isola è distrutta completamente. Quindi noi stiamo vivendo quello che il re aveva scritto all'interno della lettera. Dobbiamo ripicchiare di nuovo l'ombra gigante, vabbè. Il boss di fine mondo è lo stesso del tuffo del cuore, solo che questo è un po' più forte. È un po' più forte e soprattutto pretende che noi abbiamo già potenziato un minimo Sora, cosa che non abbiamo fatto perché siamo dei pigri del cazzo. No, picchia pugno normale, perfetto, dai. Bella. Ombre su ombre. All'inizio vedremo tutti questi qua, queste ombre giganti su ombre giganti, senza capire né perché ci sono né perché esistono. Queste sfere che raccolgono, come avete ben capito, ci danno un po' di life, che male non ci fa. Ok, abbiamo ammazzato prima questa mossa gigante, meno male. Sono proprio pure finito le pozioni. Come vedete l'ombra è stata assorbita da un'ombra ancora più grande. E abbiamo finito il prologo. Ci ho messo meno di quello che pensavo, siamo da un'oretta in live. Pensavo di metterci molto di più. Ed ecco verificarsi quello che c'era scritto all'interno della lettera del re. Che una stella si spegne. Sì, i mondi sono considerate stelle. Da questa situazione noi abbiamo capito che ogni mondo è considerato una stella a sé stante. È molto filosofico come cosa, mi piace un sacco questa idea. Poter pensare che una stella sia un mondo è per me geniale. Che ne sa lui, giustamente. Mannaggia. Come vedete, Pluto ha una situazione tutta sua nel gioco. Non l'hanno ancora mai spiegato. Nomura ha soltanto dichiarato che Pluto ha visitato più mondi di Sora. E questa cosa è molto interessante, semmai potranno spiegarla bene, sono molto curioso di sapere il perché. What a dream, bam! This isn't a dream. This is a dream. Where am I? Oh boy. Do you know where we are? Ora posso sentire il fischio e corre. Hey! E benvenuti nel nuovo mondo. È tutto così strano. Sono in un altro mondo. Benvenuti alla città di mezzo, signori. Uno dei miei mondi preferiti di sempre. Vabbè, la musica già vi sta dicendo tutto. Il nostro obiettivo in questo momento è esplorare, capire dove siamo. Non abbiamo Munni, mi sembra giusto, infatti non abbiamo Munni. Munni sarebbe la moneta del gioco. E abbiamo trovato i nipoti di Paperino. Andiamo al negozio di accessori e capiamo dove siamo, con chi siamo,
chi siamo, soprattutto perché in questo momento Sora non lo sa. Salve, come lo so? Ah, è solo un bamboccio. Non sono un bamboccio, mi chiamo Sora. D'accordo, calmati.